Rieccoci insieme a voi e commozione questa mattina a Marghera per l'ultimo saluto a Marianna Serena, angelo del Carnevale di Venezia del 2015, scomparsa ad appena 24 anni. Una folla commossa, composta da tanti giovani, per dare l'ultimo saluto a Marianna Serena, la 24enne scomparsa improvvisamente lunedì. Quando la bara lascia la chiesa parrocchiale San Pio X di Marghera, al termine del funerale, e sul piazzale risuonano le note della canzone Run Wild dei New Order, è tanta la commozione per una tragedia improvvisa quanto crudele. Marianna era stata la vincitrice del concorso delle Marie nel 2014, angelo del Carnevale di Venezia nel 2015. Aveva 19 anni quando si lanciò coraggiosamente dal campanile di Piazza San Marco, una giornata di festa che oggi appare lontanissima. Marianna è deceduta all'ospedale di Treviso dopo essere entrata in coma per un'emorragia cerebrale cui era seguito un arresto cardiaco. Il malore l'aveva colta mentre era a Vicenza con il fidanzato. Immediatamente soccorsa, era stata ricoverata prima a Thiene, quindi in elicottero a Treviso. Secondo i medici potrebbe essersi trattato di un problema congenito, impossibile da prevedere o diagnosticare. Marianna si era da poco laureata in moda e design e sognava una carriera da designer, un sogno interrotto bruscamente da una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Lascia la mamma Luciana, il papà Mauro, vigile del fuoco a Mestre, e una sorella più piccola, Maria Sole, di 18 anni. Accanto alla sua fotografia fuori dalla chiesa, le parole pronunciate da Romeo a Giulietta nell'ultimo atto della tragedia di William Shakespeare. Occhi, guardatela per l'ultima volta. Braccia, cingetela per l'ultimo abbraccio. E voi, labbra, porte del respiro, sigillate con un casto bacio un contratto senza data. Ed ora ancora cronaca con la bravata di fine anno scolastico di uno studente. Vedete che cosa ha fatto a Vicenza. Una bravata di fine anno scolastico è costata cara ad un giovane al momento dei fatti, minore oggi 18enne dell'Istituto Lampertico di Vicenza. Come mostra il video girato col telefonino, il ragazzo, tra petardi che scoppiano e le urla di giubilo degli studenti per la conclusione della scuola, non contento toglie dalla sua sedia un estintore e comincia a spruzzare la schiuma un po' ovunque, contro i compagni che ridono ma anche passanti e un'auto che stava attraversando proprio in quel momento. Il giovane però non ha fatto i conti con gli effetti che la sua bravata poteva avere, visto che la scuola ha sporto querela per il furto dell'estintore, mentre la schiuma dello stesso ha costretto alcune persone a ricorrere alle cure dei sanitari, oltre ai problemi per la circolazione stradale. Alla fine lo studente immortalato nel video è stato deferito al Tribunale dei Minori per furto aggravato e dovrà pagare una multa di 80 euro per le violazioni al codice della strada, un comportamento però che potrebbe aver avuto anche effetti nefasti sul suo esito scolastico finale. E adesso ancora la pagina ampia di cronaca, vediamo. Arzignano, roccambolesco incidente in via del lavoro, perde il controllo dell'auto, un SUV BMW e schizza a tutta velocità contro una serie di piante abbattendole. La folle corsa però continua finendo contro la recinzione di una conceria e distruggendola. L'auto alla fine carambola e finisce ruote all'aria al di là del muretto di recinzione. Il violento impatto ha fatto schizzare pezzi del motore del SUV che sono stati proiettati contro un'auto parcheggiata all'interno della conceria danneggiandola. Miracolato, il 31enne albanese alla guida della macchina è rimasto comunque ferito e trasportato dagli operatori del SUEM 118 all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, che dopo aver estratto l'uomo dall'abitacolo, hanno provveduto al taglio degli alberi abbattuti a mettere in sicurezza i circa 20 metri di recinzione accartocciata. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, la polizia locale di Arzignano. Tra le ipotetiche cause dell'incidente anche la possibilità che l'uomo stesse guidando sotto l'effetto dell'alcol. Minorenne residente all'interno di una comunità di recupero per ragazze a Vicenza spaccia marijuana ad un 18enne arrivato dall'esterno. Chiesto l'intervento della polizia, la 14enne è stata denunciata, il giovane deferito come assuntore. Ad accorgersi che la ragazzina aveva un fare sospetto è stata una delle educatrici. Quest'ultima aveva notato il passaggio di mano di un pacchetto di sigarette dalla ragazza al 18enne. Fattasi consegnare il pacchetto, all'interno vi era una dose di marijuana.
Schio, chiuso per 2 settimane il bar Le Fontane, rappresenta un potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza. I carabinieri nei mesi scorsi erano intervenuti diverse volte su segnalazioni dei residenti esasperati per continue risse, litigi, frequentazioni abituali di soggetti dediti allo spaccio. In un ennesimo intervento avevano multato la titolare per 23.000 euro per irregolarità in tema di lavoratori. Un insieme di risultanze che hanno portato i carabinieri a chiedere alla questura il provvedimento di sospensione temporanea della licenza. Torniamo adesso sulla vicenda della collisione sfiorata tra due aerei all'aeroporto Canova, perché nei giorni scorsi c'è stata un'ispezione alla torre di controllo da cui sarebbe emersa l'esigenza di un edificio più alto e soprattutto di un nuovo radar. Provvedimenti utili ma non determinanti per la sicurezza, secondo un veterano del Canova, per il quale la vera soluzione invece è un'altra. La soluzione ottimale è quella di atterrare e decolare nello stesso senso. C'è un aeroporto Linate che ha un traffico notevolissimo e gli aeroplani operano nello stesso senso, non in senso contrario. E questa è la soluzione migliore per garantire la sicurezza al Canova. Ad indicarla non una persona qualsiasi, ma un pilota con migliaia di ore di volo, molte delle quali con decollo e atterraggio al Sant'Angelo, ora aeroporto Canova. Il curriculum del comandante Giuseppe Stefani vanta 8 anni da pilota militare su F-104 di Strana e Cameri, poi 20 anni da pilota executive con decolli da Treviso e Linate ed infine 11 anni da comandante di Airbus della compagnia Volare, con tratte coperte in tutto il mondo. Ecco perché ci spiega come fosse altamente improbabile che in quel 7 maggio potesse realmente verificarsi una collisione tra aerei, visto che le autorizzazioni hanno sempre un doppio controllo. Ma Stefani si spinge oltre, spiegando che, stando alla sua esperienza, a Treviso non serve un nuovo radar. Il radar è a Istrana, è un radar di territorio. Dopo il decollo degli aeroplani passano con radar di Istrana che fino a un certo livello, cioè una certa quota, che controlla il traffico e poi passa con Padova Controllo. A Treviso serve un ripetitore del radar di Istrana per vedere la movimentazione del traffico. Quindi non una nuova e impegnativa struttura, ma un semplice collegamento con il riferimento più vicino nella rete di controllo aereo mondiale. Una soluzione definitiva sotto il profilo della sicurezza a terra e in aria? Per il comandante Stefani, no. Finché un aeroporto ha decolli e atterraggi in senso opposto, non è possibile pensare a una sicurezza al 100%, perché ci può essere sempre un conflitto di traffico. Ed ora un'altra breve pausa, ci troviamo subito dopo.